Bambini, oggi leggiamo un nuovo libro, La principessa ribelle. La principessa Carlotta viveva tutta sola in una torre tra le colline. Sognava che un giorno un principe l'avrebbe portata via da tutto quel verde noioso. Tuttavia passavano le ore, passavano i giorni, passavano gli anni, ma del principe nessuna traccia. Per non annoiarsi Carlotta leggeva un sacco di libri. Libri di draghi, di maghi, di pinguini, persino libri per bambini. Poi, un bel giorno. all'improvviso il principe arrivò. Oh, mia principessa, Carlotta, mia adorata, mi sembra un sogno, finalmente ti ho trovata. Con i rospi ho lottato, i conigli ho spaventato, poi mi sono inzaccherato e da te sono arrivato. Mio dolce principe mi scoppia il cuore. Sono sicura che questo è l'amore. Smack. E così la principessa Carlotta salì sul cavallo del principe. Si sentiva leggera come una piuma e chiuse gli occhi per respirare quell'aria di libertà. Galoppa, galoppa, e i due arrivarono in un enorme portone. Dimmi, principe, dove mi hai portata? Al mio castello ti faccio entrare e nella torre potrai abitare. In una torre ci sono già stata e a dire il vero mi sono annoiata. Peccato, mia cara, niente da ridire: è il solo posto che ti posso offrire. Su, via, sorridi un pochettino e poi magari provati un cappellino. Ma Carlotta non interessavano vestiti e cappelli. Prese un cannocchiale e dalla torre si mise ad esplorare. A un certo tratto vide un drago dagli occhi sfavillanti e le venne un'idea. Buongiorno drago, cosa fai al castello? Il mondo là fuori è molto più bello, lo so, ma il principe mi ha catturato. Ora che ci penso comincio a essere arrabbiato. Quel principe si merita una lezione. Ho giusto qui una certa pozione. E con un soffio distrusse la torre. Principessa Carlotta ne ho avuto abbastanza. Vedi di ricomporti e torna nella tua stanza. Sei solo una ribelle sporca e spettinata. Mi hai proprio rovinato la giornata. E poi dimmi cos'è questa cosa che a pancia all'aria nel giardino si riposa. Mio caro principe, nemmeno ti, ti rispondo. Faccio un bel salto sul, e sul drago mi fiondo. Lui sì mi vuole bene, non tu. Addio per sempre. Non mi vedrai mai più. E il drago sbuffò vampate di fumo e di fuoco. E la principessa Carlotta e il drago diventarono amici inseparabili. Ne combinarono di tutti i colori, sotto gli occhi stupiti del principe. Siamo proprio dei ribelli, non credi, amico mio? disse Carlotta. Il Drago spalancò la bocca e sorrise, e vissero per sempre felici e contenti.